carissimi, sentite in sottofondo la TV polacca. Sono le 5 meno 20 e io ho appena finito di farmi una doccia e vi metto qualche, diciamo, video che ho fatto durante la giornata. Sono venuta a Varsavia, come da solito ormai da un po' di anni cerco di fare, tranne la ricezione, il capodanno fuori dall'Italia, perché l'ho trovata sempre un'esperienza arricchente. Sicuramente non sono truccate, insomma, prendetemi, lo sapete, i vlog così. Ormai è diventata una piccola abitudine quella di fare vlog quando faccio i miei spostamenti. Sapevo di arrivare tardi, quindi mi sono premunita di barretta proteica, tipo pasto sostitutivo, così domani vado a fare la spesa. Infatti ora ho mangiato questa cosa buonissima al cioccolato. Altro che pasto sostitutivo, però piena di proteine, vitamine varie. Non volevo mangiare una cosa. Poi magari vi metto la foto. Così, insomma, almeno con delle vitamine, delle cose. Allora, è stata come al solito un'avventura. Perché da Napoli, evidentemente per la giornata, non riuscivano a mandarmi un taxi nella mia zona, quindi sono dovuta arrivare alla stazione Garibaldi e da lì prendere un taxi. Lì è iniziata tutta una polemica col tassista, perché a Napoli non si usa questo, il POS sarebbe il bancomat, vabbè, questo ne riparleremo in un altro momento. Comunque riesco a prendere l'aereo cambiando la moneta, perché io non ci avevo pensato, avevo anche la guida. Ma essendo in un paese europeo, secondo me è una macchietta di cioccolato, c'ho i guantini. Perché stavo lavando i piatti, quindi ho detto vabbè. Mi sono rilavata un poco tutti i piatti e lasciato, così ora fra poco mi metto a letto. Allora, quindi non ci avevo pensato, con anche la guida, ma non c'è l'euro. Quindi ho cambiato qualcosa lì, ho preso l'aereo, però purtroppo c'è stata qualche turbolenza, abbiamo fatto 40 minuti di ritardo. La persona che mi aspettava, trovata su Airbnb, era molto disponibile e mi ha dato una serie di codici. La prima volta non è venuto qualcuno con le chiavi, ma c'era una serie di codici da inserire e si faceva il check-in così. Chiaramente, essendo tardi, a parte che ho trovato una ragazza col quale poi ho diviso il prezzo del taxi, ma il tassista, proprio arrabbiatissimo perché già ci aveva fatto una sorta di offerta, mi voleva lasciare lì, ma io non riuscivo a capire se era effettivamente il posto dove c'era l'appartamento. Quindi vabbè, abbiamo battibeccato un po' alla meglio, ma poi sono riuscita a trovarlo. Il problema è che fa un freddo atroce e non riuscivo a capire come inserire questi codici, come aprire le porte. Quindi sono stata mezz'ora a salire su nell'appartamento, ero già arrabbiatissima, ho detto mi succederà qualcosa. Poi cercavo di chiamarla, ma non mi rispondeva, mi rispondeva tramite messaggi. Insomma, battendo sbattendo ci sono riuscita. Alla fine sono entrata ed è tutto in effetti ultra mega moderno, automatico, tutto pulito. È una, penso, delle prime volte in cui non mi sento di ripulire. Veramente tutto, appena si entra è tutto profumato e nuovo, quindi vedrete delle immagini. Allora, lunedì in genere i musei sono chiusi, quindi ho visto quello che posso vedere domani. Ma comunque farò innanzitutto la spesa, così da tenermi tutto per questi giorni. E quindi, se tutto va bene, avrete questi mini vlog da Varsavia, nella mia versione migliore. Ma sono contenta, voglio girarmelo un po', perché tornerò, credo che questa volta non lo posso fare, in Polonia, per andare a vedere il campo di concentramento di Auschwitz. È come una prova, perché la sento molto quella possibilità, e mi sto avvicinando ad Auschwitz tramite invece le bellezze, quindi passando a Varsavia, anche se andrò a vedere il ghetto famoso, e quindi sarà altrettanto dura. Io vi mando un abbraccio e a domani. Oggi abbiamo iniziato male con il taxi, non c'erano taxi, sono dovuta andare alla stazione Garibaldi, insomma un caos. Ora sto cercando di cambiare moneta e vi dirò dove vado. Ecco, sto facendo il cambio con la moneta. Questo
23, dovremmo partire al 40. Insomma, non è stata semplice, sto cercando di capire lo spostamento perché arriverò a mezzanotte. E ero un po' agitata perché ormai non viaggiavo da tempo dopo l'infortunio, però questo è un buon esercizio e niente, prestissimo, continuiamo il vlog. E cerco di capire all'ufficio informazioni se conviene Uber o il taxi. Ragazzi, sono non truccata e assolutamente sconvolta dal freddo. Un bacio, a fra poco. E 40 minuti di ritardo, Eccoci qua. Sto dividendo la corsa con una ragazza. È l'una e mezza di notte, orario uguale. E ho visto delle luci carine e stiamo andando verso il centro. Non riuscivo ad aprire, l'una e mezza di notte sono entrata, non so come, ho provato a chiamare, non mi rispondeva, mi mandava sempre i codici. Ora provo, spero di aprire l'ulteriore porta. Non mi era mai capitato il kit spazzolino. A parte la sapone, ma è tutto per gli alimenti. Vedete, spazzolini, la limetta che mi serve. Ottimo. No, troppo carino, guardate, ma è delizioso. Questo è il bagno, No, lo so che è, però è carinissimo. Unito di Nespresso con le capsule, le caffeinate varie e le tisane. Deliziose.